Io ringrazio per la presentazione, sono contento ancora una volta di essere al Festival della Filosofia a cui ho partecipato sin dall'inizio, sin dall'apertura. E il Festival della Filosofia normalmente ogni anno sceglie dei lemmi che hanno un ampio spettro, un ampio volume semantico. Beh, in questa mia riflessione parlerò di lotta e parlerò di lotta in una accezione poi particolare, vale a dire la fatica della conquista, la gloria della vittoria. Altrimenti detto, parlerò della realizzazione piena di sé attraverso la lotta. Ora, l'individuo non è mai una singolarità separata, ma è posto e agisce sempre in un campo di forze, in una dimensione costitutivamente relazionale. Spesse volte antagonista, e bisogna vedere di che antagonismo si tratta. E quindi è impossibile pensare una realizzazione di sé che non passi dal confronto con le altre forze, con l'altro campo di forze. E quando dico campo di forze intendo la resistenza delle potenze naturali. Cioè, la natura è lo spazio della realizzazione dell'uomo, ma è anche un elemento di ostacolo, di blocco. La natura è l'ambito in cui l'uomo si realizza, domina la natura stessa, ma è anche la materia resistente. E quindi una dimensione di relazione con le potenze naturali, chiamiamo questo in generale mondo, e con gli altri uomini. Quindi la realizzazione di sé non è pensabile al di fuori della circolarità mondo io-altri. Potremmo anche dire sé-altri. Già sarebbe interessante sviluppare una distinzione tra l'io e il sé. Ma possiamo dire la relazione tra mondo, altri sé, dove per sé si deve intendere il modo in cui lo intendono gli anglosassoni, non tanto un qualcosa di oggetto su cui si riflette, ma il sé come esperienza sperimentale della propria esistenza, del proprio essere. È quello che gli inglesi chiamano il myself. Cioè l'esperienza della propria soggettività, ecco. Perché in questa relazione c'è l'esperienza della propria soggettività. Allora, dato questa cornice, io svilupperò il mio ragionamento in due tempi. È chiaro che non posso parlare di questo tipo di lotta, cioè la lotta intesa come la fatica dell'autorealizzazione e quindi poi, è chiaro, la gloria della vittoria, senza prendere in considerazione gli aspetti più ampi, la semantica più generale della lotta. E dentro questa semantica più generale poi si inscrive quel tipo di lotta che è appunto la realizzazione di sé. E come già sin dal Cratilo di Platone, e partirò da alcune indicazioni semantiche, alcune parole che ci danno le diverse sfumature del significato lotta, le diverse dimensioni di quello che vuol dire lottare. Beh, ce n'è una prima che molto si lega al titolo generale di questo festival, competizione, che in greco è agon,
l'agonismo. L'agonismo, grande figura dello sport, lo sport è centrato sull'agonismo. Ed è interessante notare cosa vuol dire agon, dal verbo ago, il cui significato è spingere, guidare. In Omero è spingere, guidare. In taluni casi guidare un'assemblea, dirigere una riunione. E quindi capite bene che in questo caso l'agon è quel conflitto entro cui emerge una leadership che guida. Non a caso il dire corrente, anche se spesse volte noi nel dire corrente dimentichiamo il significato profondo, ma agone politico che cosa vuol dire se non una lotta per dirigere, per guidare? E agon quindi guidare, ago, e poi gli agones importanti per i greci, la competizione libera, erano gli agones gymnasticoi. E poi anche più dettagliatamente gli agones ippoi, cioè la gara dei cavalli, musicoi, la gara poetica degli aedi. Gli aedi recitavano a gara la loro poesia. C'erano i premi letterari anche nel mondo antico. Quindi l'agon è il luogo per guidare e per emergere. Nello sport emergere in termini di valore, cioè riuscire a fare cose che gli altri non fanno o meglio degli altri e guadagnare in base a questo prestigio, no? Onore, gloria. È chiaro che questa dimensione dell'agon era connessa nel mondo greco al verbo barbeuo, che significa premiare. Quindi l'agon ha come suo esito il premio. Premio onesto. Perché la parola barbeuo non vuol dire solo premiare, ma vuol dire anche fare da arbitro. Quindi il premiante è arbitro nel valore. E quindi da questo punto di vista, come si dice, deve essere equidistante, deve essere imparziale. Quindi l'agon ha nel suo cuore, nel suo motivo dominante, la lealtà. Cioè nell'agon non si può barare. Non si dovrebbe barare. E infatti l'agon è anche un luogo in cui si dibatte in termini di diritto. Uno dei luoghi eminenti dell'agon greco era l'agon giudiziario, dove sostanzialmente si discuteva su ragioni, torti, alla fine si decideva. E il decisore, in questo agon giudiziario, doveva essere il giudice imparziale, che sentite le parti definiva il giusto e l'ingiusto. E il giusto e l'ingiusto sono il corrispondente, in termini di doti personali, del valore o del maggiore o minore valore. E in taluni casi, se si tratta di male, anche del disvalore. Un'altra parola che significa lotta, che identifica la lotta, beh, questa è nota, è il verbo atleo, atletica. Ecco, la caratteristica di atleo non è tanto l'agon per guidare, ma la caratteristica dell'atleo è lo sforzo da sopportare per la riuscita. La lotta, lo sforzo, la fatica, l'atletica è fatica. L'atleta, per ottenere un certo risultato, ha bisogno di applicazione, di costante fatica.
E questo è molto importante per quello che dirò alla fine, perché poi la figura dell'atleta, quindi lo sforzo fisico, avrà uno slittamento metaforico relativo all'atletismo morale, cioè che fatica bisogna fare per diventare buoni, che fatica bisogna fare per dare alla nostra capacità lo sbocco nell'opera creativa. Quindi l'atleo è lo sforzo. E anche qui, nell'atletica, la lotta deve inevitabilmente essere una lotta regolata, eh? Non può essere una lotta selvaggia. E infatti i greci parlavano di atlein nomismos, cioè di norme per l'atletica. Poi c'è un altro tipo di lotta terribile, che è machia, macomai, lottare con le armi, e della guerra, connessa al vincere, nicao, vittoria, perché si è più forti. Ma nella guerra c'è una componente meno onestamente competitiva, c'è la voglia di distruggere l'avversario. E quindi da questo punto di vista, nella machia, la caratteristica della lotta assume il volto selvaggio della distruzione, mentre in agon c'è il volto nobile della riuscita, nella machia c'è il volto selvaggio della distruzione. Detto questo, e lascio a voi la riflessione perché altrimenti dovrei andare un po' troppo per le lunghe, ci può essere anche nella machia un agon. E uso una parola equivoca, rischiosa, drammatica, ambigua, la cosiddetta guerra giusta. Può esistere mai una guerra giusta? Ecco, non rispondo a questa domanda perché altrimenti parlerei solo di questo. E quindi poi alla fine c'è il verbo triambeo, che vuol dire il trionfo. Nelle Olimpiadi, che poi per i greci erano importanti perché servivano a numerare gli anni, ma c'erano le gare di Olimpia, c'erano le pitiche, le nemee, e ad ogni una di questa gara alla fine si dava un premio, molte volte era simbolico, era l'alloro o l'olivo, quindi non era il bene in sé. No, non era la quantità pecuniaria, ma il segno della gloria, il segno pubblico della gloria, perché la dimensione vera del premio non stava nel contenuto materiale, ma nel riconoscimento pubblico, no? Nella devozione degli altri. E qui è interessante notare come la civiltà greca era una civiltà greca centrata sull'onore, e non sul denaro. Non è che non ci fosse la potenza del denaro già nel mondo antico e la grande corruzione già presente nel mondo antico, non è una novità. Però c'era questa dimensione della gloria, cioè in cosa sta la gloria? Nel riconoscimento che ti danno gli altri, fondamentalmente, e il serto di gloria è un simbolo di questo. Anche il denaro, nella nostra società, è una forma di riconoscimento, ma ciò che vale non è tanto il denaro quanto il riconoscimento. Il premio Nobel è un grande premio in denaro, ma è anche riconoscimento. Ecco, a questo punto io tengo come filo conduttore di una parte di questo mio ragionamento un saggio, una prefazione del giovane Nietzsche, rimasta a lungo tempo inedita, stesa da lui il 29 dicembre del 1872,
che si chiama Agone Omerico, dove si parla di invidia, discordia, vittoria, conquista. E qui c'è una notazione importante. Quando si parla di umanità, ci si fonda sull'idea che debba trattarsi di ciò che separa l'uomo dalla natura. Ma una tale separazione in realtà non esiste. Le qualità naturali e quelle chiamate propriamente umane sono inscindibilmente intrecciate. L'uomo, nelle sue capacità più alte e più nobili, è completamente natura e porta in sé l'inquietante suo duplice carattere. Le sue abitudini più terribili, che vengono considerate come non umane, sono forse il terreno fecondo onde soltanto può sorgere ogni umanità nei moti dell'animo, delle azioni e delle opere. Ecco, questa componente naturale. L'umanità non è un qualcosa di discontinuo dal naturale. Cioè a dire, è nell'istinto, e anche negli istinti più selvaggi, la violenza, l'ira, questa base istintuale è un motore. E sono queste potenze naturali che non sono all'inizio né buone né cattive, sono solo potenze. È chiaro che poi bisogna disinnescare il loro aspetto distruttivo, ma mai noi ci muoveremmo se non avessimo impulsi. Quindi negare la dimensione impulsiva, naturale, il fondamento animale dell'uomo, questa spiritualizzazione è una banalizzazione della stessa virtù. Perché la virtù sta nella capacità di disinnescare, addomesticare questa potenza. Negare questa potenza vuol dire che l'uomo sarebbe inerte. Quindi la dimensione impulsiva di per sé non è né buona né cattiva, è l'esecuzione, lo svolgimento, la destinazione che la qualifica. Quindi queste potenze naturali, l'uomo umano, ma l'umano è natura. Non bisogna dimenticare che siamo animali, che apparteniamo alla natura. Questa supremazia, questo distacco della natura è uno spiritualismo arbitrario, che poi molte volte diventa anche moralismo ingenuo oppure moralismo opportunista. No, allora bisogna disinnescare. E allora è questa la ragione per cui l'umanità, in questo caso intesa come organizzazione sociale, come cultura, ha prodotto la legge. La legge è quello strumento di moderazione dell'istinto, di mediazione delle relazioni. E questa cosa, questa dimensione, era già presente nel grande poeta contadino, l'alter ego di Omero, Esiodo, che nelle opere e nei giorni parla di Eris, e ci sono due Eris. Un Eris cattiva e un Eris buona. E scrive nei versi di Esiodo, si legge che all'inizio gli dèi posero la contesa. Non v'era sulla terra un solo genere di contesa, bensì due. E mentre l'una è lodata da chi ben la conosce, l'altra è riprovevole. Hanno infatti indole diversa. L'una, la trista, favorisce la guerra luttuosa e la discordia. Nessun mortale l'ama di sicuro. Tuttavia, per necessità, per volere degli immortali,
si coltiva questa gravosa contesa. Tenete presente che nelle opere dei giorni uno dei temi è una controversia familiare che Esiodo ha, è giudiziaria, per eredità, terreni, diritti lesi nell'ambito familiare, e quindi allude molto a questo tipo di contese. La notte tenebrosa per prima la generò. Generò anche l'altra, il cronide dall'altro trono, abitatore dell'etere, pose nelle radici della terra. Molto migliore questa per gli uomini. Essa infatti esorta anche il neghittoso al lavoro. Interessante questo, perché mentre in Omero il luogo eminente della realizzazione di sé è la battaglia, per la prima volta nel mondo antico noi troviamo come elemento di realizzazione il lavoro. Cioè si mostra il proprio valore nel lavoro, non nella guerra. Questa è la cosa interessante dei versi esiodei. E allora, questa è una guerra, ma non nello scontro fisico mortale, è una guerra nell'impegno lavorativo per riuscire meglio, per meritare col lavoro intanto i benefici che sono frutti del lavoro, la ricchezza, ma anche la dignità nei confronti degli altri. Verrebbe da dire, non entro nel merito, che già qui c'è in modo incoativo, preliminare, la celebrazione del lavoro come elemento di realizzazione del riscatto, che poi troviamo nella fenomenologia dello spirito di Hegel. Volge lo sguardo all'altro, l'ozioso volge lo sguardo a un altro che è ricco e che si affretta a seminare, a coltivare, a ben governare la casa. Il vicino emula il vicino e alla ricchezza attende. Quindi il lavoro dell'altro e i risultati, il suo beneficio, incentiva il neghittoso a mettersi su quella pista. E poi c'è buona contesa, è questa tra i mortali. Questa contesa, che poi noi possiamo chiamare anche emulazione, è tra i mortali apprezzabile, buona, perché è un mezzo di miglioramento. E poi conclude: il vasaio gareggia col vasaio, l'artigiano con l'artigiano, il povero invidia il povero, il cantore, il cantore. Una sola notazione: il moralismo usa la parola gareggia, il traduttore italiano di Esiodo usa la parola gareggia. Il verbo greco invece è koteo, odio, sono adirato. Cioè a dire, non è una gara cordiale. La competizione nel lavoro è mossa sostanzialmente dall'odio per la riuscita dell'altro e quindi per voler riuscire meglio di lui, dell'invidia per la riuscita dell'altro e quindi di voler riuscire meglio di lui. Ecco gli istinti di cui parla Nietzsche. Noi li abbiamo purgati, gareggia. Ecco, allora, quanto dicevo prima, questi elementi istintuali che sono potenze, né buone né cattive, devono essere disinnescate nella loro dimensione distruttiva. E quindi devono trasformare potenziali negativi in dinamiche positive. Ma pensate una cosa, lo dico di passaggio. L'ambiguità dell'invidia. L'invidia non sopporta la superiorità dell'altro. L'invidioso non sopporta la superiorità dell'altro. Anzi, quando l'altro è superiore lo denigra. Non solo gli dice che non la merita, quella meta, ma si dice anche che ha barato per costruirla. L'invidioso è costitutivamente un calunniatore. La tecnica dell'invidioso è la calunnia.
L'invidioso non si dichiara mai invidioso, perché se si dichiarasse invidioso dichiarerebbe la propria inferiorità. Invece attraverso la calunnia deve degradare la vittoria dell'altro. Quindi elemento assolutamente negativo. Ma fate questo esperimento mentale. Se non ci fosse un po' di invidia, che interesse avremmo noi per il successo o l'insuccesso dell'altro? Se non ci fosse una motivazione invidiosa, perché ci dovrebbe interessare il suo successo o insuccesso? E quindi da questo punto di vista l'invidia è una spinta che diventa negativa se diventa calunnia, ma può anche, se noi disinneschiamo questo aspetto, diventare semplicemente una domanda. Tu hai raggiunto questo risultato, ma consentimi un sospetto. L'hai meritato davvero? Allora a questo punto l'invidia cambia di colore e diventa una domanda di giustizia. Ciò che potenzialmente è distruttivo, se disinnescato della dimensione distruttiva, è la richiesta di un diritto. Non discuto che tu abbia raggiunto questo, e te lo concedo anche, ma l'hai meritato davvero? Se non ci fosse un sentimento di invidia, questa domanda non nascerebbe, perché si sarebbe completamente disinteressati dal successo dell'altro. Che interesse si avrebbe se non ci fosse una dimensione di odio e di competizione? Però quella può diventare distruttiva, discredito, e può, disinnescata, diventare una domanda di eguaglianza. Tu hai raggiunto questo, ma il punto di partenza era uguale? Tu hai raggiunto questo, bene, ma le condizioni di partenza erano uguali? Non sei partito avanti? E allora non nego il tuo successo, ma facciamo in modo che alla prossima volta si parta in pari. Ecco quindi questa... Io parlando di questo sto parlando della lotta. La lotta è questa. Perché la vita è lotta. E qui c'è una pagina feroce di Nietzsche, o perlomeno disincantata, non feroce. Poiché il greco è invidioso, ogni volta gode di un eccesso, è invidioso, ma proprio perché è invidioso nei confronti degli altri, ogni volta in cui gode di un eccesso di onore e di ricchezza, di lusso e di felicità, sente che su di lui si posa l'occhio invido di un Dio. Temevano l'invidia degli dèi. Perché invidiavano gli uomini? Invidiavano gli uomini e quindi l'uomo è anche invidiabile, ma non posso invidiare gli dèi. Ma qual è il significato di questo timore? Che pur nel più grande successo i greci avevano il senso della loro fragilità, che quello che si ottiene può svanire. Competere con gli uomini sì, ma non con gli dèi. Lasciamo stare gli dèi, il significato vero, competere con gli uomini ma non dimenticare mai la propria fragilità. E se non si dimentica la propria fragilità, si scopre che l'altro non è solo oggetto di invidia, ma può essere sostegno e aiuto, perché tutti, tutti possiamo cadere. E la nostra invidia altro non è che vanità. Questo è il significato profondo e non mitico, non avere invidia degli dèi. Loro sono, hanno invidia di te e ti ricordano che sei finito. Ora, tutto il mondo antico, ma anche quello moderno, è contesa per la vittoria. E Aristotele, questo lo ha capito molto bene, perché Aristotele non trova nulla di urtante nel riferimento ai versi della Buona Eris di Esiodo,
che sotto forma di astio, gelosia, stimola agli uomini non tanto all'annientamento dell'altro, ma all'agone con lui. Ecco, questa è la lucidità aristotelica. Infatti per Aristotele, che fa una rassegna dell'invidia, si era invidiosi perfino dei morti. Come Senofane di Colofone, che accusava Omero di antropomorfismo, era geloso di Omero, maestro di tutti i greci, e voleva prendere il suo posto. E lo fu Timistocle di Milziade, bisogna avere sempre un avversario, lo fu Timistocle di Milziade, perché quando si resta soli e non si hanno più avversari, si dimentica la propria finitezza, si perde il freno e si perisce. C'è un celebre frammento di Eraclito, che in Eraclito ha un doppio significato, che è relativo all'ostracismo. Un grande significato l'ostracismo ha avuto nel mondo antico. Poi ha avuto un significato negativo del cacciar via, dell'allontanare. Ma originariamente l'ostracismo aveva un altro significato. E lo possiamo ricavare da un testo di Eraclito, dal frammento di Eraclito, frammento 125, in cui lui si arrabbia, e poi dirò perché si arrabbia, ma intanto vediamo quello che dice. Gli Efesi danno l'ostracismo a Ermodoro con la motivazione: fra noi nessuno deve essere il migliore. Se qualcuno poi lo è, lo sia altrove o presso altri. È un frammento, è un inno all'eguaglianza? Non è questo il significato che gli Efesi davano. È un inno alla differenza. Solo nella differenza può emergere il migliore. Se il migliore è uno solo, se è uno solo, diventa tiranno. E quindi in una città, in una polis, è impossibile, fra noi nessuno debba essere il migliore. Risultato, tutti uguali? No, tutti diversi. Competizione tra diversità. Perché l'eguaglianza è umiliante, abbassa il valore. L'unicità è prepotente, distrugge il valore perché non lo fa nascere. Fra noi nessuno deve essere il migliore. E quindi l'ostracismo lo si dà perché era troppo forte. E paradossalmente questa cosa noi la ritroviamo in John Stuart Mill, utilitarista e grande sostenitore dell'individualismo, in cui gli dice: noi dobbiamo promuovere gli individui, perché le proprietà, le capacità sono degli individui, dobbiamo fare in modo che tutti realizzino al massimo le loro qualità. Però se c'è qualcuno che ha un'individualità troppo forte, beh, bisogna bloccarlo, perché rischia di impedire lo sviluppo delle altre individualità. Non ci deve essere mai troppa distanza, ci deve essere esaltazione agonica tra le differenze. Ecco, questo è l'agone troppo forte perché pericoloso. Questo frammento di Eraclito poi è tradotto, diciamo, c'è una versione in Cicerone: Nemo de nobis unus excellat. Nemo de nobis unus. Tra di noi non eccella solo uno. E stando alla storiografia antica, c'è un'espressione molto bella di Cesare. Quando Cesare liquida il suo ultimo avversario, Pompeo, pare uscisse con questa frase: hoc voluerunt. La traduzione corretta sarebbe: mi hanno costretto.
E in questo c'è una grande preoccupazione, una grande malinconia, perché non avendo più un avversario, tutto il peso sarebbe caduto su di lui, ivi compresa l'accusa di tirannide e la morte. Hoc voluerunt, mi hanno costretto. Cesare ha nostalgia dell'avversario. Soltanto un'intelligenza banale e soprattutto una mentalità parassitaria non vuole avversari, vuole contenere e mantenere quello che ha. Ama le rendite, non vuole avversari. Il grande vero conservatore è colui che cambia, perché bisogna cambiare per conservare. Chi non cambia produce una situazione apatica, entropica, dissolutoria, cadaverica. Chi vuole conservare la città deve innovare nella città. Chi vuole conservare ciò che c'è, parifica tutto al basso, si tiene la sua bassa rendita e fa marcire la società. Ecco l'eris benigna di cui parla Esiodo. Ecco, che ora siamo? Che quanto tempo ho? Bene, leggerò solo un frammento per la potenza espressiva che ha. Meriterebbe un grande commento, ma come sapete, i filologi lo sanno, i grecisti lo sanno, leggere un frammento di Eraclito vuol dire fare un seminario di una settimana per capire quello che voleva dire. Ma è celebre il passo: guerra è padre di tutti gli esseri e re di tutti, pertanto rende gli uni dei gli altri uomini, fa schiavi alcuni, altri liberi. La lotta tra differenze libera il valore. La tensione armonica, polintropos armonie, la tensione tra gli opposti che produce armonia. Allora è chiaro che in questa lotta bisogna trovare la misura, perché non avere la misura, appunto l'invidia degli dèi, vuol dire ritenersi onnipotente. Possono essere le circostanze a dare questa illusione, ma ci può essere un altro modo per essere onnipotente. Sentirsi onnipotente può essere un autoinganno, ma il distruggere la potenza degli altri barando, questo non è onnipotenza, è perfidia. Allora sappiamo bene che nella lotta, la lotta non è sempre solo impari per potenza, ma bisogna fare la lotta con l'inganno degli altri. Esiste una condotta che è quella dei bari, la cui caratteristica peculiare è falsificare le vittorie. E allora bisogna stanare i bari. E allora qui ci vuole un'altra prerogativa di valore. Ci vuole fondamentalmente la rete, il senso della giustizia. Perché soltanto la giustizia permette la lotta legale e leale, legale e leale. Se c'è il baro, tutti i rapporti vengono falsificati. E quindi si scatena la dimensione circolante e pervasiva della rivincita. E il peggio, la rivincita non abolendo il baro, ma assumendo a propria volta la parte del baro. Questa è la scomposizione sociale. È l'eris maligna, che poi alla fine non ha nessun vincitore.
ha momenti di vittoria, ma non ha nessun vincitore. E la caratteristica di chi conduce questa lotta, la caratteristica del baro, è di essere fondamentalmente un miope. Cioè il baro gioca la sua battaglia sul tempo breve. Egli può anche andare bene, però sul tempo lungo lui può aver vinto personalmente, però può avere scomposto la società, gettato semi di rivolta. E allora la miopia è il guardare strettamente al proprio breve interesse, senza valutare le conseguenze. E questo nella società genera un altro tipo di lotta, che indico ma non affronto, che è la lotta per la giustizia, cioè la lotta sociale, la lotta del riscatto. La battaglia politica nel senso nobile è una lotta per la giustizia. Ma qui una variante non piccola, anzi determinante. Una lotta per la giustizia, anche come lotta politica, può essere condotta soltanto se c'è una personale moralità. Perché se non c'è una personale moralità, c'è un doppio gioco, non si combatte davvero per la giustizia. Se non c'è una volontà onesta di giustizia, tu non combatti per la giustizia, ma copri con questo manto un interesse individuale. E quindi qui il dibattito pubblico, il disvelamento, e quindi la lotta per la giustizia è anche una lotta per la verità, per il pubblico interesse. È il dibattito pubblico, è la conoscenza, è la competenza. E qui si apre un capitolo tremendo. Non si può essere competenti su tutto. Non si può essere competenti su tutto. Però si può essere sufficientemente astuti per interrogare bene qualcuno e capire se c'è un granello. Si può non capire, ma bisogna essere sufficientemente astuti per sapere interrogare, per sapere porre la domanda. E noi siamo in un mondo di domande conniventi, dove l'altro ha una falsa domanda e fa buona figura con la risposta, perché la domanda non è penetrante, non è moralmente impegnata. È una domanda che è un complimento e non una messa a rischio. Non è la paressia. Ecco la propria moralità. E quindi la formazione di sé, il governo di sé. Alcune considerazioni su questo, che sono più appunti per la vostra riflessione, perché la tematica è molto fine articolata. Governare la propria potenza. Come posso interessarmi del bene degli altri se io sono cattivo? Se io sono cattivo, sono un operatore di male, e quindi come posso interessarmi del bene degli altri se io sono cattivo? Quindi è chiaro, è inevitabile che per avere un interesse per il bene degli altri devo cercare di diventare il più possibile buono e quindi di governare il mio desiderio, quegli istinti pericolosi, disinnescare gli elementi negativi e distruttivi. Avere il governo di sé, il governo del proprio desiderio, e soltanto avendo il governo del proprio desiderio si può costruire la propria struttura morale dell'io responsabile e decisore. Anche se nella natura ci sono dei meccanismi che spingono a questo. Nella scienza, e anche poi nelle scienze dei viventi e nelle neuroscienze, il meccanismo umano è un meccanismo omeostatico.
ogni individuo, ogni individualità tende ad uno stato di benessere e quindi nella perturbazione dell'ambiente cerca costantemente di equilibrarsi. C'è un rapporto sistema-ambiente e ogni sistema è insieme aperto e chiuso. Noi siamo un sistema chiuso come organismo, perché se non fossimo chiuso, se non ci fosse una dimensione immunitaria, moriremmo, l'esterno ci distruggerebbe. Quindi ogni sistema individuato, proprio per il fatto stesso che è individuato, è chiuso. Per altro verso però scambia con l'ambiente, perché se non scambiasse, perirebbe. Pensate all'alimentazione. Ma cos'altro è l'alimentazione se non la trasformazione di ciò di cui noi ci nutriamo in un codice che è quello del nostro corpo, cioè in zuccheri? Questo si chiama metabolismo. Allora, un sistema è chiuso perché se non è chiuso perisce, ma scambia. Ma quando scambia traduce nel suo codice il codice dell'altro. Il senso profondo è questo. È la natura che di per sé è comunicazione, è il DNA che è comunicazione. Lo è molto prima di Facebook, che è tutt'altro che comunicazione ma è esibizione, ma questo è un altro paio di mani. Ma di questo dirò alla fine. Non ho nulla contro, ma voglio indicare solo il pericolo. La comunicazione è la trasformazione nel proprio codice. Annullare la propria identità vuol dire distruggere. Conoscere vuol dire tradurre. Iscriversi in una serie dove si diventa anonimi, questa non è comunicazione, questa è serialità. Offrire agli altri la propria immagine senza sapere chi si è. Per farla fruire nei modi in cui sappiamo viene fruita. Fino all'equivoco, che può essere anche un equivoco mortale, per una falsa immagine di sé, per un fotogramma banale, perché non sai chi sei e vuoi essere perché appari. Questo è il terrore della nostra civiltà. Come sempre nella storia dell'umanità, qualsiasi grande scoperta è stata sempre un pericolo. Ecco perché la scienza non può vincere mai da sola, perché è ambigua. Ogni grande scoperta è sempre un pericolo, perché la natura è doppia, perché la natura è lotta, perché la natura è contraddizione e se non si trova la misura c'è la distruzione. Quindi trovare la propria misura. Ed era quello che facevano gli stoici. La lotta per la vita voleva dire la lotta per la virtù. E pensate bene, la virtù, che cos'è la virtù? La virtù è un'abilità di relazione, cioè la virtù non è solo un dato personale, perché è relazionale. Non essere ingordo è certo una virtù, perché altrimenti fai l'indigestione, muori. Però è una relazione non essere ingordo. È la relazione giusta col cibo, perché se non ci fosse il cibo non ci sarebbe neanche l'ingordigia e non ci sarebbe la bulimia. Quindi la dinamica del desiderio è sempre una dinamica di alterità, perché noi desideriamo sempre qualcosa d'altro. E dove sta la misura? La misura sta nel giusto rapporto di me con me, di me con l'altro, nel riconoscimento del mio diritto e del diritto dell'altro. Se io mi ubriaco non gusto il vino. Per gustare il vino lo devo delibare, cioè lo devo rispettare nella sua natura propria, altrimenti mi ubriaco senza gustarlo. Anche le cose naturali hanno bisogno di rispetto per essere godute. E quindi, come dire, non si teme l'invidia degli dèi, non si teme l'invidia degli dèi, e quindi la tracotanza distruttiva. Quindi organizzare la propria vita, fare conto e tenere in conto i pericoli che stanno dentro di noi. Perché tutto può diventare una tentazione.
E come dicevano i grandi monaci, il monachesimo antico, chi non è tentato non ha valore. Apeirastos adokimos. Chi non è tentato non sa, perché non conosce i pericoli in cui può incorrere e non si sa modulare. E poi una bellissima espressione di Agostino: nec sibi quisque innotescit nisi tentatus. Nessuno conosce se stesso se non tentato. E qui l'uomo interiore, l'osservazione. Il re da in te ipsum, il diventa intimo con te. E per fare questo, confrontarsi con l'altro e con gli altri nella relazione di intimità. In cui l'altro è il confidente ma è anche il giudice. Che era la figura grande della direzione spirituale che c'era nel monachesimo antico. Nel primo cristianesimo c'erano due tipi di confessione. Una si chiamava exmologesis, traducibile in latino come publicatio sui, cioè confessare pubblicamente il proprio peccato. Questo era più un rituale che una confessione e avveniva nella Chiesa antica rispetto a peccati gravissimi. L'omicidio, l'adulterio conclamato. Allora in questo caso l'exmologesis non era tanto la confessione del peccato, perché lo conoscevano, lo sapevano tutti. Era sicuro che quello aveva un amante, che quello aveva fatto questo omicidio, lo si conosceva, non c'era segreto. Che cosa confessava nell'exmologesis il soggetto? Confessava la sua colpevolezza. Cioè era un atto di riconciliazione con la comunità, non era la rivelazione di un segreto. Ma già nel monachesimo antico appare un'altra dimensione di confessione, che è l'exagoreusis. L'exagoreusis era la confessione privata col direttore spirituale, col padre, con il priore, o chi in qualche modo seguiva le tue evoluzioni spirituali, perché tu non puoi avere la misura della tua perfezione se non c'è il giudizio dell'altro, perché puoi cadere in un doppio autoinganno, o di ritenerti perfetto o di ritenerti colpevole, e quindi o euforico o depresso, hai bisogno di una misura alta, alternativa. Il senso grande della confessione è questo, poi degradata, no? Ma noi ci confessiamo con un amico. Ci confessiamo con una persona con cui ci fidiamo, cos'altro è la confessione? Qui ha ragione Papa Francesco quando confessa. Il senso di confessione è questo, fatti misurare dall'altro. Perché solo così tu prendi la tua misura. Ma lo fai nel segreto. Lo fai nella relazione privata, diretta. Quando sai con chi parli, sai chi è, cosa ti può dare. Non lo fai su Facebook, non lo puoi fare su Facebook. Lo fai nel segreto dell'intimità. E allora per formare se stessi, tutto quello che c'è è buono, nulla è cattivo. Web, tutto ciò che è buono. Però per formare se stessi e rendersi idonei al bene, bisogna nascondersi, celarsi. Sparire, parlare con chi ci può dire qualcosa che ci migliora, riscoprire nel mondo vano dell'apparire la bellezza del nascondimento e del silenzio, la lotta contro se stessi, la lotta per se stessi. Che è quella
vincente e che forse ci farà vincere. Nel mondo delle apparenze vi invito, sparite, tornate nel segreto dell'anima.